L'esercizio di cui più spesso si sente parlare quando si cerca qualcosa per pronunciare la R è il tle. Sfatiamo un mito. Puoi pronunciare tle per un anno intero, senza riuscire alla fine di quell'anno a dire una R decente. Ma allora perché danno tutti questo suggerimento? Probabilmente perché non hanno mai avuto la R moscia, e chi non ha mai avuto la R moscia non ha la minima idea di come si possa correggere. Questo si pronuncia con la E chiusa, questo, mi raccomando. Infatti passare da tle ad una R vibrante è molto difficile, direi quasi impossibile. In questo video ti aiuto invece con esercizi e parole molto più efficaci. Parola di uno che la R moscia l'ha avuta e ne ha le prove. Ma dove ce l'ha già? Grisla, elegante. Grazie a questo canale molta gente sta davvero correggendo la propria R moscia, altro che tle tle. Anche tu puoi aiutarli, basta che lo segui in modo che i video diventino più visibili su YouTube. Che aspetti? Iscriviti. Dopo quelle dello scorso video, ecco altre sequenze di lettere che possono davvero aiutarti a trovare la giusta vibrazione della punta della lingua e a correggere il tuo rotacismo. Nella parola quelle, la E, mi raccomando, va pronunciata chiusa, così come quello e dello. Correggere la R moscia è possibile, a meno che tu non abbia il frenulo della lingua troppo corto, ma dovresti saperlo già. Se hai dei dubbi, chiedi al tuo medico. Medico! Si pronuncia con la E aperta, così come molte altre parole sdrucciole, tipo Pergamo, Bergamo, eccetera. Nel video precedente abbiamo visto le parole con la sequenza di lettere P, R, più vocale. Oggi ne vediamo di simili, e cioè la sequenza B, R, più vocale. Sono molto simili perché l'unica differenza tra la P e la B è che nella B si utilizzano le corde vocali. Prova. B. È vero. Vero con la E chiusa. Eccole le parole. Branca, brancaccio, bravo, bravissimo. Brescia, bresciano, brembo, brembana, brio, brioso, brico, bricolage. Pardon? Bricolage, brocco, broccato, brutto, bruttone, briscola, Fabrizio, cobra, broccolo, sembri, sembrato, bruco, brucato. Ne puoi trovare quante ne vuoi in rete con la sequenza BR, anche raddoppiando la B. Ad esempio, abbruttito, abbrivio, ebro, lebbra. Queste qui. Se ne hai di carine, suggeriscile qui sotto nei commenti. Potrebbero essere utili ad altri che hanno problemi di R. Commenti si pronuncia con la E chiusa, ma credo di averlo già detto. A proposito, credo di averlo già detto, ma ho un credo. Come la P, anche la B, prima della R, potrebbe rivelarsi irrisolutiva. Perlomeno per molti dei miei allievi è stato così. Ho altre parole da suggerirti e un nuovo trucco molto efficace per dare una nuova spallata alla tua R moscia. Mi accontento di poco, 200 like a questo video e prometto che lo preparo. Ma questo potrebbe sembrare un ricatto. E lo è. Se hai qualche domanda scrivila nei commenti e se vuoi scambiare due parole su Skype, fallo. Contattami attraverso il mio sito. Adesso hai finito? No! Ho finito. Arrivederci. So Hector. Puoi pronunciare tle per un anno intero? Intero?